Accompagnati dalla musica, insomma, di apertura della cerimonia inaugurale di Cosmo Pharma 2024, incontriamo un'altra dei protagonisti di questa edizione di Cosmo Pharma, e che è Doreen Bertin, direttore generale di Codalì. Ben trovata, Doreen. Buongiorno, grazie. Ho già anticipato che insomma, parliamo di Codalì, sembra un po' ridondante chiederle di cosa si occupa la sua azienda, ma diciamo, insomma, ci racconti il ruolo di Codalì in questa edizione di Cosmo Pharma. Assolutamente sì, quindi Codalì è un'azienda di cosmesi francese a conduzione familiare, tuttora. E ah, tuttora così? Tuttora così, sì. Mm. Quindi i fondatori sono tuttora a capo dell'azienda. È un'azienda che ha, diciamo, come obiettivo di andare a proporre dei prodotti naturali, dei prodotti efficaci, ma anche sensoriali e ecosostenibili. Quindi questi sarebbero, diciamo, è la nostra missione. Ecco, diciamo che siamo molto curiosi di sapere che cosa portate, se c'è qualche novità che portate qui a Cosmo Pharma, ma provo ad estendere un po' il ragionamento. Quando si arriva ad un'eccellenza come quella che ha raggiunto Codalì, ma come molte altre eccellenze del settore, come si fa a superare, ad alzare sempre di più l'asticella? Cioè, davvero sfidante. Allora, siamo tornati a Cosmo Pharma e non eravamo stati qui dal 2019, quindi sono parecchie edizioni che manchiamo, diciamo, l'appello, quindi avevamo piacere a tornare, in quanto comunque la farmacia rimane il nostro canale principale di distribuzione, quindi avere contatto, stretto contatto, diciamo, con i nostri clienti, con potenziali clienti di domani. Presentiamo, diciamo, quello che è il nostro assortimento, ma presentiamo anche quello che potrebbe essere il nostro piano merchandising in farmacia. Quindi sul nostro stand potete vedere anche quello che è il merchandising, quindi il modo in cui Codalì viene esposto nel proprio punto vendita, come se fossimo in una farmacia. C'è una novità che da, diciamo, quasi un anno stiamo sviluppando anche tutta la parte di informazione medica, per far sì che ci siano anche i medici estetici che possano prescrivere il nostro marchio, quindi sicuramente questa è una grande novità, dedicando anche delle persone a questo. E credo che la nostra sfida, diciamo, noi quello che vogliamo è riuscire a dare sempre lo stesso servizio che ci contraddistingue, in quanto la nostra forza vendita sono dei propri consulenti che seguono i clienti farmacisti a 360, quindi hanno una persona di riferimento che si occupa sia di sell in, sia di sell out, sia di formazione. Quindi un punto di riferimento, e siamo una delle uniche aziende a avere un ruolo così, diciamo. Parliamo del tema di questa edizione di Cosmo Pharma, il valore umano. Allora, come viene tradotto questo, insomma, questo grande valore, no? Diciamo così, all'interno di Codalì? Parlavamo giusto adesso di persone, quindi di people, è la nostra priorità numero uno. È la nostra priorità, in quanto comunque come filiale italiana siamo la seconda filiale a livello europeo, diciamo, l'Italia per Codalì, siamo in 70 persone ormai, quindi sicuramente il benessere del proprio collaboratore è la nostra priorità. Il nostro, diciamo, primo grande obiettivo è riuscire a far sì che, essendo una la forza vendita e, diciamo, sono le persone che compongono soprattutto la nostra azienda a livello locale, e quindi riuscire a far sì che le zone di competenza siano comunque ridotte, così sia da favorire ovviamente il seguimento del cliente, ma soprattutto riuscire a trovare il giusto equilibrio tra vita personale e vita lavorativa, quindi avendo meno clienti con zone meno estese, e quindi favorire questo. Poi stiamo lavorando su dei percorsi di carriera anche all'interno dell'azienda, quindi che sia in locale ma anche volendo a livello internazionale, quindi c'è un team a Parigi dedicato a questo. Stiamo inserendo una risorsa in locale che avrà come missione quindi di seguire proprio le persone. Quindi ci stiamo sviluppando anche tanto per andare a strutturare il seguimento delle proprie risorse, sia lato, diciamo, più ufficio, sia lato più commercio. Allora, grazie davvero. Grazie.